A filo diretto con gli ascoltatori diamo il bentornato al primo cittadino di Ceresara, Francesco Guarneri, giusto? Esattamente. Mi ricordavo giusto, Francesco Guarneri. Bentornato sindaco, buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Noi ovviamente lo sa che invitiamo gli ascoltatori a partecipare alla trasmissione, il numero per mandare gli sms e i messaggi Telegram è il 348-3188-339, per chiamarci 0376-631709, poi dirette streaming su Facebook, Twitter e su YouTube. Allora, e anche in DAB siamo in onda. Cominciamo col parlare di opere pubbliche, poi dopo parliamo anche di eventi natalizi, ovviamente certo. C'è una bella locandina, bella piena. Niente, opere pubbliche, abbiamo ultimato poche settimane fa le asfaltature, circa 80.000 euro di asfaltature, di cui 20.000 offerte da TEA, in un tratto di via Villa Belgiardino adiacente all'impianto di trattamento rifiuti, e quindi insomma è stata fatta, devo dire, un buon numero di asfaltature, ovviamente compatibilmente con le risorse finanziarie, con i prezzi importanti di questi, perché sappiamo che le asfaltature hanno dei costi sempre abbastanza importanti e rilevanti negli ultimi anni. Quindi anche qui si è introdotto, insomma, si è fatto un bel piano che negli anni seguenti, ecco, poi verrà sicuramente riproposto, perché abbiamo diverse strade, circa 47 km di strade comunali. Però. Poi per quanto riguarda invece i marciapiedi, abbiamo ultimato quelli in Viale Europa Unita e proseguiranno il prossimo anno su quelli di Via Tre Martiri. Sono state riqualificate certe marciapiedi che erano stati alzati dalle alberature esistenti, quindi si è fatta anche una rigenerazione di marciapiedi già in essere, e verranno anche questi sicuramente proseguiti, verranno proseguiti tutto per il prossimo anno, il 2024. E anche davanti alla chiesa è stato fatto un nuovo marciapiede, che quindi permette una sicurezza maggiore in quel tratto di strada lì, e anche una nuova segnaletica orizzontale, sempre nel tratto appunto del parcheggio antistante la chiesa di Ceresara. Poi un'altra cosa che è stata fatta, mentre per quanto riguarda il piano, ecco, dei rifiuti, sono nuovi cassoni per il verde anche nelle frazioni Ceresara, Villa Cappella e San Martino, quindi hanno tutto un cassone nuovo più fruibile per tutti gli utenti, e sempre fatto in collaborazione, inserito nel piano di mantenimento ambiente, piano finanziario dei rifiuti, nel PEF. E poi anche per quanto riguarda le potature, sono stati fatti diversi lavori anche in via Marconi, in via Circonvallazione, e che insomma mantengono il nostro verde pubblico in buono stato. Lei che è un intenditore, perché se ne intende di mestiere, però le hanno fatte bene le potature? Sì, no, abbiamo comunque delle ditte serie, ecco, sul pezzo. Quindi anche qui insomma voglio ringraziare un po' chi si è occupato, dall'assessore Remo Zardini per quanto riguarda anche la questione di mantova ambiente, che segue i rapporti, al consigliere Mario Marino per le potature, insomma tutti i lavori pubblici che sta seguendo insieme all'ufficio tecnico l'ingegnere Francesco Bonfante. Facciamo un appello, nei cassoni del verde buttateci il verde, basta, non buttateci altro. Esatto, sì. Purtroppo spesso non so se anche a Ceresara, ma nel resto del mondo il rischio sì è quello, ovvio che anche in discarica a volte si trovano delle sorpresine. Però abbiamo una buona, ecco, un buon controllo di videosorveglianza, abbiamo circa 21 telecamere con le gitarre, quindi mediamente la zona è ben controllata. Poi ovviamente non possiamo avere telecamere ovunque, se uno vuole fare delle stupidaggini purtroppo, ecco, ci dovrebbe venire un po' più a cuore il senso civico, ecco, questo sì, un po' a tutti i cittadini. Poi in questo modo il materiale non è più riciclabile, paghiamo di più di tasse e le paghiamo di più tutti, compreso chi butta le cose, ecco. Esatto. Poi un'altra iniziativa che adesso per tutto il mese di dicembre sta proseguendo è quello appunto dei controlli serali della polizia locale. Siamo, ricordo, in collaborazione, in associazione con Rodigo, e quindi con le nostre 4 unità stanno facendo i controlli serali, che sono tra parentesi finanziati totalmente dalla Regione Lombardia, questa ora straordinaria, quindi insomma
questo anche per aumentare il senso anche di sicurezza ai cittadini, ma anche concretamente dare un servizio in più a tutta la cittadinanza. E qui ringrazio anche per il lavoro che sta eseguendo il consigliere Mario Marino. E, mentre un'altra cosa, ecco, che sta portando avanti invece il consigliere Dante Allodi sulle mostre in torre che sono state inaugurate questa domenica, e quindi anche qua è stata una bella inaugurazione con delle opere sicuramente di pregio, e una mostra sarà in torre nella nostra torre gonzaghesca, mentre l'altra mostra è stata allestita nella casa di Don Pelati, che tra parentesi anche questa è stata appena acquistata dalla nostra amministrazione, e devo dire che anche qua abbiamo portato un progetto molto, molto rilevante per tutta la nostra comunità, in quanto una casa vicino al centro storico che ci permetterà in futuro comunque di allestirla come spazio espositivo permanente, o comunque sarà anche uno spazio modulare per diverse iniziative, ecco, dalla Fiera della Possenta a per esempio la Festa della Saresa in collaborazione con la Compagnia delle Torri, ecco, può essere uno spazio fruibile per tutti i cittadini, per cui quindi, un bel servizio, servizi serali che sono molto importanti. La cronaca sta raccontando, purtroppo c'è qualcuno che alza un po' troppo il gomito e poi si mette al volante. Sì, vabbè, succede sempre, ma in questo periodo sta succedendo un po' più spesso, forse. Infatti diciamo che i controlli un po' questo stanno rilevando, e quindi assolutamente per quello stiamo mantenendo la massima allerta. Certo. Qui insomma ringrazio anche per la collaborazione con i carabinieri di Piuvega, il comandante Sara Barbato, che, con la quale insomma stiamo avendo un ottimo rapporto di collaborazione e di aggiornamento sui vari casi che succedono, ecco, nel nostro territorio. Esatto, e del scorso fine settimana in Valle Camonica uno con grossa auto, non diciamo quale, completamente ubriaco, è rotolato praticamente con la macchina sopra un'altra macchina, ha ucciso una donna, per esempio, per cui no, assolutamente no, sicuramente la sicurezza è un valore importante, che insomma è anche un servizio che penso un'amministrazione debba tenere al massimo. Per cui, esatto. Allora, eventi natalizi, sindaco, lo facciamo però tra due minuti con Francesco Guarneri, primo cittadino di Ceresara, poi abbiamo anche i messaggi da leggere. Ci troviamo tra un paio di minuti. Con Francesco Guarneri, sindaco di Ceresara, seconda parte di Filo Diretto con gli ascoltatori. Ci sono già diversi messaggi che insomma stanno arrivando. Controlli serali della polizia urbana, una grande bella cosa, ci sentiamo molto più sicuri, grazie. Vede, per esempio c'è chi approva giustamente appunto questa cosa, cerca di fare le potature delle piante comunali. No, ma ha detto che le avete fatte, sì, no? Le avete fatte, quindi non proseguiranno, ecco, non dico che le abbiamo fatte tutte, le facciamo anno per anno. Poi ancora, adesso volevo riprendere subito quello che lei diceva, piano diritto allo studio anche, l'avete provato? Piano diritto allo studio abbiamo provato insieme anche alle borse di studio che abbiamo consegnato all'ultimo consiglio comunale, mercoledì scorso, 4.000 euro stanziati per le borse di studio, e poi abbiamo anche premiato una ragazza che ha vinto un premio nazionale, Emma Fazzi, appunto con la sua poesia Il Tiro. E quindi anche questo è un riconoscimento che l'amministrazione comunale ha voluto dare, perché insomma non ci sono solo le manifestazioni sportive, gli atleti da premiare, ma abbiamo anche dei piccoli, diciamo, fenomeni che sono distinti in questo anno. E il piano diritto allo studio, ecco, è molto importante, perché noi abbiamo aumentato ancora di 22.000 euro rispetto allo scorso anno, sono 242.000 euro. È un servizio che deve essere in visione delle future generazioni, quindi noi investiamo sulla scuola concretamente, non solo a parole, non solo, ecco, con diciamo borse di studio, ma anche con l'ad personam, che è aumentato quest'anno, quindi anche per i ragazzi che hanno appunto qualche difficoltà viene dato un servizio in più, ecco, non scontato. E con i vari progetti che sono stati confermati, la scuola aveva chiesto una cifra per un progetto e come amministrazione abbiamo voluto, ecco, dare un segnale di appoggio al nostro istituto comprensivo,
cioè che è a sede comunque a Ceresare, quindi insomma per questo anche con la dottoressa Naracuia ci sentiamo spesso per valutare cos'è meglio, ecco, per i nostri ragazzi, perché indubbiamente la scuola è un centro non solo educativo, formativo, ma anche sociale ed economico, quindi maggiormente dobbiamo investire. L'abbiamo fatto anche dal punto di vista strutturale in questi anni con l'adeguamento sismico, è stato fatto lavori importanti all'infanzia, verranno fatti, saranno fatti alla primaria e alla secondaria nel 2024-25. L'abbiamo fatto con l'ultima amministrazione, con il mio predecessore Simone Parolini, davanti alle scuole con 200 e passa 1000 euro di intervento per garantire uno spazio più sicuro e sicuramente più decoroso davanti alle scuole. Insomma, i lavori, gli investimenti per questo istituto comprensivo, per la nostra scuola, li stiamo facendo, e perché appunto crediamo nella centralità. Ecco, perdere una scuola vuol dire veramente perdere un patrimonio che è fondamentale per un piccolo comune come il nostro di 2500 anni. Assolutamente vero, certo, certo. Quindi sicuramente dà vitalità e dà nuovi spunti, nuove voci per il futuro. E poi insomma ci auguriamo che dalla scuola nascano comunque sempre nuovi talenti che magari vengano anche a ricoprire ruoli importanti pubblici. Assolutamente. No? Magari il prossimo professor Rubbia, la prossima professoressa Montalcini vengono da Ceresare. Ceresare di piccoli talenti ce li abbiamo, ecco, quindi può essere. Andiamo avanti così, ecco. Però dobbiamo crederci, ecco, concretamente con dei servizi. È stato fatto uno studio una volta di tutte le personalità importanti nel mondo intellettuale che arrivavano dalla provincia anziché dai capoluoghi, ed era una bella maggioranza, tra l'altro, sì. Di Ceresare magari speriamo, noi ce l'auguriamo veramente, non solo ma ce lo auguriamo proprio, ci sentiamo ceresaresi in questo. E allora, no, per il piano del tuo studio, l'unica cosa che volevo finire a ringraziare Elisa Bacchi, la consigliera delegata all'istruzione e salute, che insomma si è prodigata per seguirlo e ha relazionato molto bene durante l'ultimo consiglio comunale in merito a questo importante punto per tutto il territorio. Avete fatto anche un bonus trasporti per le scuole che non ci sono a Ceresare, ovviamente. Sì, per aiutare anche le famiglie che avevano un ISE fino a 25.000 euro, e insomma i fondi si sono esauriti, quindi insomma vuol dire che abbiamo colto questa necessità al meglio, e adesso valuteremo anche se il prossimo anno aumentare leggermente questo fondo, perché effettivamente vediamo gli abbonamenti sono sensibilmente cresciuti. Certo, guardieri, aiuti per pagare le utenze, scrivono, per cui addirittura in senso. Sì, ecco, questo è il tema sociale, è un tema enorme, e purtroppo insomma vediamo anche in futuro gli scenari non sono bellissimi, quindi mantenere il sociale, che non vuol dire fare le feste, vuol dire comunque mantenere famiglie, mantenere anche minori che hanno bisogno o situazioni particolari, almeno parlo per il nostro piccolo territorio, inciderà molto. Inciderà veramente. Lei dice che bisogna aggiustare la strada che porta verso Rodigo. È comunale però provinciale questa? Vabbè, è comunale, ma in parte è già stata fatta. Quindi le segnalano borsine di rifiuti nei fossi verso Castel Goffredo, invece, in questo caso. La provinciale. Okay. Poi il sindaco per Natale è tutto ok, ma Santa Lucia arriva? Adesso ci arriviamo. Adesso, sì. Deve arrivare adesso. Sì, eh? Deve arrivare adesso, arriverà nelle scuole. Insomma, siamo al 12, quindi. Canzone Notti Magiche, vabbè. Sindaco, lei, anche se giovane, riesce a coniugare e interfacciarsi con la minoranza, bravo. Ma forse proprio perché è giovane, forse te lo... Sì, me lo dico, non so chi sia questo signore. Sì, sì, devo dire che insomma, con la minoranza abbiamo un rapporto, non si può dire buoni rapporti, per carità, però insomma penso un rapporto democratico. Beh, non è che vi pigliate a pugni, ma insomma, no, ma assolutamente, ma no, anche perché comunque alla fine siamo tutti sulla stessa barca, questo bisogna dire. Cioè, poi i momenti anche un po' dal punto di vista sociale, ripeto, dove ci sarà un pelino di instabilità e ci sarà un impellente bisogno anche sociale, insomma bisogna veramente anche puntare tutti alla stessa parte. Lo so che poi è facile attaccare, guardare il pelo nell'uovo, però la comunità è piccola, cerchiamo veramente di andare avanti uniti. Una volta c'erano i cartelli in dialetto che richiamavano la nostra vocazione contadina, perché non rimetterli visto che il nostro dialetto è così bello, chiedono. Sì, li avevano tolti nel 2014, ma a dire la verità quei cartelli lì furono anche tolti perché mi sembra la provincia comunque non li prevedeva più, ecco, perché mettevano confusione. Dopo ripeto, sì, potevano anche essere belli. Allora, sindaco,
prevedete sostegni. Non lo vedo un punto cardine. Ecco. Ah, ecco, prevedete sostegni anche per le famiglie con figli universitari. Lì questo è un tema caldo, perché l'università italiana è un po' caruccia, anche la statale, un tantino caruccia. Diciamo, cosa non è caro? Cioè, il problema è che è aumentato tutto anche per la nostra macchina comunale. Certo. Cioè, la parte corrente. Insomma, sarà più in difficoltà, indubbiamente. Gli allora, poi aumentano e anche dei stessi dipendenti, quindi giustamente, però c'è un'inflazione, quindi a volte ci chiediamo come facciamo a mantenere in piedi tutto questo. Bisogna fare delle scelte, e faremo certamente. Beh, l'università statale italiana è veramente cara rispetto alle statali, le private lasciamo perdere, ma le statali degli altri paesi europei è veramente qualcosa di importante. Molto. Allora, San Martino Gusnago dimenticato solo perché siamo i più belli. Questo signore, secondo me, insomma, esagera leggermente. Come fa a dire una cosa del genere? Abbiamo rifatto. Che sono più belli, cioè esagera nel dire che sono i più belli. San Martino Gusnago è bellissimo, anzi, è un borgo fantastico. Quindi, poi anche Palazzo Secco Pastore, insomma, dal punto di vista storico. C'ha delle peculiarità non indifferenti, però insomma dire che non si faccia nulla a San Martino Gusnago penso che adesso c'è stata un'asfaltatura importante, che quella centrale nel paese è stata fatta dall'amministrazione, la provinciale comunque su una spinta della passata e anche di questa amministrazione si è spinto perché la provincia facesse appunto l'ingresso del paese, quindi ha asfaltato tutto il tratto che va da San Martino. È stato fatto un lavoro anche di riqualificazione per quanto riguarda la rete idrica, lo scolo delle acque, quindi io penso che sicuramente bisognerà fare investimenti. È da 6 mesi che siamo le associo più di un messaggio, facciamo così adesso perché vorrei farle leggere, anche abbiamo poco tempo, e vorrei farle leggere invece tutti gli appuntamenti natalizi. Quando si brucia la Vecia, un altro dice parli della Proloco. E un altro ancora, la Fiera della Possente deve essere grande perché è la prima con questa amministrazione. È là? La prima di quella della sua amministrazione. Ah beh sì, indubbiamente. La stiamo già pian pianino mettendo in piedi con Silvia Vaccari, che è la delegata alle manifestazioni, e tutto il gruppo che sta seguendo il Comitato Fiera. Quindi sicuramente ci saranno anche dei leggeri cambiamenti rispetto alle passate edizioni. Però ecco, la voglia è quella di fare una fiera sempre di grande rilievo, perché comunque è il primo grande evento del nostro territorio, anche per quanto riguarda l'Alto Mantovano. È una fiera agricola e quindi anche l'agricoltura avrà sicuramente un'importanza anche nel convegno inaugurale, che di solito lo seguivo io come delegato all'agricoltura e che adesso seguirà il delegato Grazioli Leandro, quindi si sta già anche qui accordando e valutando sul tema cardine da seguire, perché insomma il tema è fondamentale, capire anche l'indirizzo e l'importanza di un tema che attraversa un po' tutti, che sicuramente sarà un tema agricolo, ecco, quindi capire questo, e dopo questo sarà un po' la base, le fondamenta della prossima fiera. Gli scrivo un bravo sindaco, questo in senso lato. Poi ancora, grazie. I piatti di ciliegia, propagandiamoli a livello almeno regionale, dice un ascoltatore. Grande sindaco, avanti così che farei tante opere, dice Roberto. Va bene. Speriamo. Visto che siamo addirittura d'arrivo, ci dà qualche appuntamento natalizio, sindaco? Grazie. Beh, intanto, allora, per quanto riguarda, abbiamo fatto appunto questo volantino che abbiamo ripreso con il primo evento del mese di dicembre, è stata il 3 dicembre la gita Rovereto. Abbiamo voluto fare questa volta una gita insieme a tutte quelle associazioni che hanno i circoli, quindi Villa Aurora, l'Aspi La Vigna, Circolo Le Schiele e l'Acli Piper di San Martino. Quindi intanto ringrazio questi centri qua che hanno collaborato e hanno, devo dire, senza grande fatica l'abbiamo portato, sono andato anch'io personalmente a Rovereto. Quindi è stata una bellissima gita, hanno raccolto una cinquantina di persone col pullman. Ringrazio anche l'assessore Simona Ghizzi, che ha curato molto bene questo evento, e devo dire che è stata una bellissima giornata in compagnia, e ha veramente la socialità, si è capito anche l'importanza della socialità, che forse avevamo perso un po' durante i 2 anni della pandemia,
devo dire che Cerresara però questo c'è sempre stato e si vede, perché poi il bello di ritrovarsi, scambiarsi le opinioni, anche per me è un feedback importante con la cittadinanza per capire anche certi problemi, però è il bello dello stare insieme, non ha prezzo. E quindi questo è stato il primo evento, mi ha fatto un po' di visita a Rovereto, è stato anche il giro nei mercatini. Poi il 6 dicembre appunto con la biblioteca, c'è laboratorio di gessetti a cuore di Mariangela Capa, c'è stato. E il 10 domenica appunto c'è stata l'inaugurazione delle due mostre che ho detto prima, Emozioni di Aisha Dominelli e Anna Addormentati, questa sulla in casa Don Pierino Pelatti, mentre sulle nostre tavole di Giannino Massarotto, che aveva già esposto a Cerresara in Torre. Mentre giovedì 14 dicembre appunto c'erano le urne di Natale presso il centro sociale Villa Aurora. Sabato 16 invece con la biblioteca c'è il laboratorio di vestiti in carta a cuore di Ezio Artioli, anche questo è un artista che aveva già esposto a Cerresara, adesso ormai si è affezionato al nostro territorio, quindi infatti chiederà la cittadinanza probabilmente, perché lei è proprio affezionata alla nostra comunità. E dopo alle 18.30 ci sarà il capannone, gli auguri di Natale appunto a cuore dell'SD Calcio Cerresara. Alle 21 al Teatrino San Martino spettacolo teatrale Natale in famiglia a cuore di Anthony's Voice. E poi il 17 sarà un evento un po' più sicuramente importante, il capannone, c'è il Natale in punta di piedi a cuore di SD Body Lab. Alle ore 17 invece piazza Voci di Natale, gli auguri della scuola primaria. Alle 17.30 in piazza l'arrivo della slitta di Babbo Natale. Alle 17.45 sempre in piazza la premiazione degli atleti di Aspi Lavigna, e a seguire l'apri brindisi di Natale a cura della consulta delle associazioni, con appunto presidente qui Dante Allodi. Ecco, devo dire che questo è l'evento più importante, dove tutte le associazioni, il nostro volano sociale nel nostro territorio si incontrano per augurarci e per ben augurare un anno che sia ovviamente in modo figurato, ma anche ci proviamo anche concretamente sempre migliore, per fare un po' anche il resoconto di quest'annata qua molto positiva, e per veramente unire sempre le forze per un miglior 2024. E poi giovedì 21 dicembre alle 20.45 in chiesa a Villa Cappella c'è il classico concerto di Natale. E dopo il 27, 28, 29 qui andrò anch'io, faremo un viaggio insieme degli animatori di Celleno. Io andrò come in veste di sindaco, anche in rappresentanza di tutta l'amministrazione. Incontreremo il sindaco Marco Bianchi, il sindaco di Celleno, quel paese, ricordo, siamo gemellati con loro appunto per questo connubio con la ciliegia. E quindi insomma sarà un momento anche insieme al nuovo parroco Don Nicola Gardusi e Don Enea Grassi, e che verranno anche loro insomma insieme a tutti i ragazzi, circa una cinquantina, quindi un bel gruppo di animatori che non sono solo di Cerresara, ricordo, ma anche di comuni limitrofi, perché anche questo è un dato molto interessante. Se Cerresara fa delle attività che coinvolgono molto anche comuni limitrofi anche molto più grandi, quindi questo devo dire che insomma è una cosa molto molto importante. E l'ultima cosa, sì, inoltre, ecco, il 18 dicembre alle 18 gli auguri di Natale per le famiglie degli alunni della scuola dell'infanzia Don Gino Marchesini, e il 22 dicembre presso la chiesa della Santissima Trinità di Cerresara, passo dopo passo insieme verso la capanna dell'infanzia, appunto questa infanzia Bettini Morandi. Benissimo. Quindi chiudiamo qua questo buon Natale, quindi auguro a tutti delle buone feste. E anche tutta la redazione Tempo Radio augura a lei, sindaco, e a tutti i suoi concittadini in Cerresara appunto buon Natale e buone feste. Grazie. Francesco Guarneri. Grazie a tutti, buona giornata.